I cambiamenti sono l'essenza della vita. Ci appartengono e rappresentano una costante. Il cambiamento è un fattore naturale. Nulla resta immutato nel tempo. Tutto si trasforma. E siamo portati a un inevitabile mutamento fisico e interiore. Quotidianamente ci imbattiamo in nuove sfide. Non è semplice affrontare con serenità le novità o gli ostacoli che ci si presentano sul nostro cammino. Il matrimonio o la fine di una relazione, un nuovo lavoro o la sua conclusione, il passaggio graduale all'età adulta e alle responsabilità che ne derivano. Siamo spaventati di affrontare il nuovo perché è ignoto e imprevedibile e preferiamo rimanere ancorati al passato, alle nostre vecchie certezze. Ma nella vita spesso siamo costretti a confrontarci con eventi o circostanze che non abbiamo scelto o che sfuggono al nostro controllo. Come viviamo questo cambiamento dipende solo da noi. Possiamo scappare ed ignorare quello che ci sta accadendo o fermarci ed affrontarlo. Qualsiasi soluzione scegliamo, inevitabilmente ci cambia e ci condiziona. E solo noi abbiamo la possibilità di scegliere se in bene o in male. Se accogliamo positivamente questi momenti di crisi e di passaggio, senza ostacolare il cambiamento, ma favorendolo, possiamo scoprire nuovi aspetti di noi stessi e crescere, arricchendo la nostra vita, liberi dal passato. Purtroppo non è sempre facile. Molte delle nostre scelte sono dettate dalla paura di sbagliare o dall'incapacità di assumersi nuove responsabilità. La paura di crescere, fuggendo dalla realtà, ci porta a ricercare un mondo fittizio, privo di regole. La crescita non è solo un fattore fisiologico, ma è imparare ad accettare il dolore e le difficoltà della vita, ascoltare le proprie emozioni, saperle gestire senza nascondersi dietro alla falsa illusione di poterle soffocare o reprimere, ad esempio con l'uso delle sostanze. Per molto tempo essa ha rappresentato per noi un rifugio dalle sofferenze del passato e un modo per nascondersi dal presente, fino a trasformarsi in una trappola che ci portava a chiuderci sempre di più in noi stessi. Trovare il coraggio di ricominciare e lottare contro la dipendenza dipende solo da noi. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo ad agire nello stesso modo. È dalla crisi che inizia il vero cambiamento. Nel fallimento dobbiamo ricercare le nostre risorse più profonde e non abbandonarci adesso. Senza sfide, la vita è una lenta routine e senza crisi non c'è merito. Nei momenti difficili, infatti, possiamo trovare l'opportunità di rinascere, ritrovando noi stessi. La vera crisi è la tragedia di non voler lottare per superarla. Il lavoro in comunità può aiutarci a concretizzare e a realizzare il cambiamento che abbiamo deciso di portare avanti. Allontanarci dalla sostanza e voler cambiare vita può spaventare o sembrare un traguardo irraggiungibile. Attraverso il confronto con gli operatori e i compagni, con le attività di gruppo quotidiane, possiamo plasmare un nuovo sé e avere la possibilità di rinascere. Se penso al cambiamento, penso al susseguirsi delle stagioni e alla trasformazione che compie un albero. Spoglio e freddo d'inverno, rigoglioso e colorato di un verde intenso in primavera. In passato sono stato quell'albero spoglio, mentre oggi sto lavorando per rinascere e diventare rigoglioso. Il cambiamento è metaforicamente rappresentabile dalla vita di una farfalla, che da bruco si trasforma in crisalide per poi diventare adulta, crescere ed imparare a volare. Mi sono sempre sentito come su una barca, durante una tempesta, in balia del vento, delle onde, e spesso ho deciso di abbandonare tutto per la fatica,
ma ora no, sono cambiato. Voglio cavalcare quelle onde, continuare a navigare, finché la burrasca non sarà finita e tornerà il sereno. E finalmente potrò riscoprire la bellezza del mare, la mia vita. Il cambiamento è come trovarsi in un tunnel buio dove in lontananza scorgi la luce, ma devi impegnarti per poterla raggiungere, faticare, correre e non darti mai per vinto, così da poter ritrovare la pace. Se apriamo il nostro cuore e la nostra mente al cambiamento, possiamo sfruttare questa seconda occasione di vita per costruire un futuro migliore e più funzionale per noi stessi. Non si può tornare indietro e cambiare ciò che è stato, ma possiamo iniziare da qui e cambiarne il finale.